Radio Mi Piace. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su Radio Mi Piaci. Posti del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Orgoglio Barese su Radio Mi Piaci, buon venerdì 18 maggio, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, ci siamo questa sera, Bari in campo contro il Carpi per l'ultima partita di campionato prima dei playoff. Puntata odierna dedicata a questo match con notizie, interviste, rubriche e ospiti in collegamento telefonico. Allora partiamo subito, ma prima vado a salutare Luca Deleteris. Ciao Luca, buongiorno. Ciao Nicola, buongiorno, buongiorno a te, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e a tutti i tifosi del Bari. Tifosi del Bari che possono intervenire sin da subito per dirci, insomma, il loro pensiero sul momento della squadra biancorosso, per rispondere al nostro sondaggio odierno che riguarda appunto la partita di questa sera. Come ogni venerdì vi chiediamo come finirà Bari-Carpi, come finirà la partita dei biancorossi, fate il vostro pronostico attivo sulla nostra pagina Facebook Tanto non capirai, Orgoglio Barese su Radio Mi Piace, un post per commentare con noi la trasmissione. E allora, questa sera Bari-Carpi, entriamo subito nel vivo del pre-gara ascoltando le parole in conferenza stampa del tecnico degli emiliani, Antonio Calabro. Allora, partiamo in 19 e rimangono a casa Rosco, Concas, Zola, Belloni, Malcore, Di Chiara, chi per un motivo, chi per l'altro, Palungo. Non sono a me, Palungo. Ma sì, quando finisce il campionato uno fa delle valutazioni, delle tira la linea, ma sono a prescindere se sarà l'ultima o no, io mi sento in dovere di ringraziare la società per questa opportunità che mi ha dato. Sono contento per aver portato a casa il risultato che alla vigilia di questo campionato la società mi aveva chiesto, senza mai andare in sofferenza. Mettendo alla ribalta tanti giovani, e quindi mi sento di ringraziare questa società per il lavoro che ha fatto, per i giocatori che mi ha messo a disposizione. Ma gli stimoli sono sempre gli stessi, quelli che abbiamo avuto in quest'ultimo periodo, facendo delle ottime prestazioni, magari raccogliendo poco, ma gli stimoli c'erano. Gli stimoli sono quelli che si incontra una grande squadra che alla vigilia del campionato era stata costruita per vincerlo o per cercare di vincerlo. Gli stimoli sono quelli che andremo a giocare in un palcoscenico importante davanti a tante persone di sera. È l'ultima partita, tutti i ragazzi hanno voglia di mettersi in mostra e di finire bene. Si sapeva bene, no? Non è che uno può pensare di voler fare chissà che cosa. Sicuramente arrivavo da tre campionati vinti consecutivamente, da un posto playoff importante con una squadra rivelazione quel primo anno di Serie C, e sicuramente non ero talmente presuntuoso da pensare di poter fare un'ennesima vittoria di campionato, un ennesimo risultato prestigioso oltre le aspettative. Ho cercato di delineare gli obiettivi che mi ha dato la società, ho cercato di entrare in sintonia subito con lo staff, e questo è stato fatto in maniera positiva. Ho cercato di guardare partita per non farsi poi travolgere dagli eventi, perché la prima cosa che mi ha detto quando sono arrivato qui è che la Serie B è un campionato subito, ti affascina, ti attrae e ti risucchia. Quindi ogni settimana ti porta a fare delle valutazioni per fare punti, per far sì che si arrivi a un periodo come nell'ultimo, come è successo a qualche altra squadra, dove non devi stare lì a fare calcoli con l'acqua alla gola per salvarti l'ultima partita di campionato. Ripeto, le aspettative erano quelle, sono state ampiamente confermate. Il mio impianto potrebbe essere quello di non aver, comunque sono sempre stato molto apprezzato anche dai tifosi, per il mio carattere molto focoso, ma perché ci metto tanta voglia. Forse un impianto è quello che non sono stato apprezzato tantissimo di voi, ma ci può stare, io loro li ringrazierò perché mi hanno accolto benissimo. Non era semplice per me prendere in eredità una panchina come quella di Mr. Castori, che tanto bene aveva fatto, qualcuno doveva fare e qualcuno di personalità lo doveva fare, quindi mi prendo questo premio, perché quest'anno non era un anno semplice. Comunque andrà a finire, lascerò un pezzetto di cuore anche a Carpi. Radio Mi Piace.
questo mister Antonio Calabro, ma c'è un amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Ciao Nicola, Antonio Carella, buongiorno a tutti voi. Ciao Antonio, buongiorno, vai. Allora, per me Baricati finisce 2-0, siamo dimissi. Poi il suo pizzico di malinconia oggi, perché l'ultima di campionato è che abbonato come me, sa che un altro anno vola via, quindi un altro abbonamento è andato. Voglio salutare tutti gli amici del mio gruppo e chiedere a Luca se mi può prendere 9 posti per stasera. Grazie, ciao ragazzi. Ok, immagino Luca Deleteris. Luca, 9 posti per Antonio Carella, non so dove si può fare. Io sono abbonato in curva nord, quindi vado sempre lì, penso che insomma non ci saranno problemi. Se Antonio vorrà, ci possiamo incontrare benissimo in curva nord e conoscerci. Settore Luca Deleteris. Saluti e ti fare bar insieme. Allora, tornando alla partita, abbiamo sentito Antonio Calabro che intervistammo, non so se vi ricordate, quest'estate, quando si faceva anche il suo nome per la panchina del Bari. Non è andata benissimo la sua avventura a Carpi, dopo ne parleremo, però come avrete ascoltato, un Calabro quindi ai saluti, squadra del Carpi ormai prossima, rompete le righe, tutto questo ci fa pensare ad un Carpi probabilmente già in vacanza, ma di questo ovviamente tutto da vedere, quello che ci auguriamo, però meglio non fidarsi. Superfluo dire che quella di questa sera è una partita da vincere, non importa come, sempre per questa sera io voglio tre cose voglio vedere, tre cose voglio ottenere, i tre punti ovviamente, una conferma circa la buona condizione atletica che la squadra ha dimostrato anche nell'ultima partita contro il Parma, e poi cercare di tutelare la maggior parte di calciatori in vista dei playoff, e mi riferisco ovviamente ai cartellini e ad eventuali, fate tutti gli scongiuri del caso, problemi fisici. Quindi dobbiamo arrivare alle partite dei playoff, alle partite speriamo dei playoff, nelle migliori condizioni possibili. Quindi quest'oggi questi sono secondo me gli obiettivi da centrare. Intanto c'è un altro amico in linea, ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Ciao Nicola, buongiorno. Niente, ciao. Per me stasera il 3-0, tranquillo, gol di Genè, Galano ritorna al gol ed impruta. Poi sinceramente sono molto fiducioso sui playoff. Ok, grazie, buongiorno. Va bene, ok, grazie mille. Luca, intanto ieri seduta pomeridiana per i biancorossi, la squadra ha svolto allenamento tecnico-tattico, continua a lavorare a parte Andrada, mentre si è fermato Salvatore Delia per un affaticamento muscolare. Vedremo se recupererà per la partita di questa sera, ma mi sembra molto molto difficile, quindi ancora spazio a Balkovec. Comunque questa mattina alle 10.30 ci sarà la seduta, ci sarà la rifinitura. Luca, alla luce di quanto appena detto e considerata l'alta possibilità di turnover, quale 11 possiamo ipotizzare per questa sera? Sì, aggiungerei diciamo gli aspetti che insomma, hai messo in evidenza e che vorresti vedere in campo, aggiungerei delle risposte in termini proprio di affidabilità da parte di chi ha giocato meno fino a questo momento e che potrebbe essere impiegato stasera, perché magari in porta ci sarà ovviamente Mikai. Per quanto riguarda i terzini, con la squalifica di Sabelli ci saranno Anderson e Balkovec. Per quanto riguarda i centrali, io credo nella coppia che ci sarà, vedremo la coppia Marrone di Akite, con di Akite al posto del diffidato Gyomber. Per quanto riguarda il reparto di centrocampo, Anderson, probabilmente Petriccione al posto di Bascia e uno tra Teglio e Busellato. Per quanto riguarda il reparto avanzato, Galano non è in prota, che è stato un po' il tridente di inizio stagione. Bene, ora leggo qualche messaggio giunto su WhatsApp. C'è Alessandro 69 che scrive: questa sera vinciamo 1-0 con gol di Improta. Poi Boris: stasera voglio vedere uno stadio pieno, bisogna sostenere la squadra a vincere. A tal proposito, la prevendita non sta andando per nulla bene, vedremo cosa accadrà nelle ultime ore. Poi ciao ragazzi, sono Alessandro 65, per oggi è scontato, dobbiamo vincere, e finirà 3-0 per blindare il sesto posto. Poi Patrizio da Conversano ci scrive: 3-0 per noi. Poi su Facebook c'è Meo che ci scrive: buongiorno Nicola, secondo me oggi grosso
farà giocare le seconde linee, vinceremo lo stesso perché abbiamo una panchina forte che le altre possono solo sognare. Dico 3-0 con doppietta di Galan. Speriamo, Galan ormai questo gol lo stiamo aspettando da tanto tempo. Mentre c'è Roberto, che salutiamo, amministratore del gruppo Gli Amici della Bari, che ci scrive vinciamo 2-0. Un saluto, un caro saluto a Roberto. Intanto c'è un altro amico in linea. Ciao, buongiorno, sono Michele da Iapiccia. Buongiorno Michele. Allora, ti dico una cosa, stasera potremo vincere da 1-0 a 5-0, ma il bello è i tifosi daranno lo spirito di continuare di andare avanti fino alla fine. Grazie, forza Bari. Va bene, grazie Michele. Intanto invito la regia ad effettuare il primo collegamento telefonico. Ora ci trasferiamo momentaneamente sul forum di orgogliobarese.it per leggere come i tifosi biancorossi stanno vivendo queste ore pre-match. C'è Guerriero Biancorosso che scrive: mi auguro che la mente dei nostri ragazzi sia sgombra, Carpi che non verrà a Bari a fare la passeggiata. Mentre l'utente Maximus: non importa la formazione ma l'atteggiamento e il risultato, forza ragazzi, crediamoci. Poi l'utente PR01: schiererei una formazione di panchinari ma dobbiamo assicurarci la vittoria, quindi per cercare il quinto posto, quindi spazio ai titolari. Mentre l'utente Peter Joao: ripeterò all'infinito, basta, Bascia, Gomber e Sissè devono andare in tribuna. Poi l'utente Bart dice: all'andata con il Carpi furono due punti persi, già ricordo partita dominata dal Bari, dobbiamo giocare per vincere e cercare di qualificarci nella posizione migliore ai playoff, senza rischiare però di perdere qualche giocatore. Poi l'utente H3N: speriamo di vincere e giocare subito i playoff senza altre distrazioni. Questi i commenti dei nostri utenti su orgogliobarese.it, ma siamo giunti, siamo pronti per il primo collegamento telefonico e per lo spazio dedicato ai numeri e alla storia di questo Bari Carpi. Saluto e ringrazio per essere con noi l'avvocato Giancarlo De Peppo. Ciao Giancarlo. Ciao Nicola, buona giornata e un saluto particolare ovviamente come sempre ai tifosi del Bari. Finalmente parliamo di calcio giocato. E invece no, ti faccio una domanda sulla società. Allora Giancarlo, ci siamo sentiti nella puntata di mercoledì per commentare la decisione del Tribunale federale circa il deferimento. In queste ore, grazie anche a nuovi articoli pubblicati su vari quotidiani locali, nuovi elementi, nuove indiscrezioni soprattutto sono venute fuori e vanno ben oltre la questione pagamenti. Ci sono delle inchieste che hanno nel mirino il presidente Giancaspro. Ovviamente i tifosi sono un po' in fermento, tu come la vedi? Quando ci sono delle inchieste c'è sempre dei pensieri e delle preoccupazioni. Che dire, dobbiamo aspettare, vedere come vanno queste cose e niente, un po' come ti dissi quando ci fu il deferimento e si aprì la strada al giudizio davanti al Tribunale federale. Quando ci sono o dei giudizi o ci sono delle inchieste, delle indagini, bisogna attendere e basta, e far parlare i fatti più che le congetture, le riflessioni, i ricordi di determinati avvenimenti. Purtroppo è così, purtroppo il tifoso del Bari è chiamato ancora una volta a tribolare per fatti che vanno al di fuori del campo, ma tant'è, la vita è fatta anche di questo. È così, è il destino del tifoso del Bari. Intanto Giancarlo, come facilmente immaginabile, anche se con un po' di ritardo, qualche avversario delle squadre impegnate nei playoff ha alzato la voce. Mi riferisco al DS del Cittadella Stefano Marchetti, che ieri ha dichiarato: credevo che fosse scontato che la sentenza sarebbe arrivata prima dei playoff proprio per salvaguardare la loro regolarità. Perché mai un'eventuale penalizzazione dovrebbe essere scontata l'anno prossimo? E ancora aggiunge: per quanto ci riguarda noi del Cittadella, non appena avremo chiaro il quadro faremo tutti i passi necessari per manifestare il nostro scontento. Come commentiamo queste parole del DS del Cittadella Marchetti? Ma secondo me sono parole di più di circostanza che di altro, più mettere le mani avanti che altro. Se avessero voluto avrebbero potuto
intervenire davanti al Tribunale federale come soggetto terzo controinteressato e muovere i loro passi in quel senso. Che faccia delle dichiarazioni ora credo che sia alquanto tardivo e lascia il tempo che trova, perché non so che passi intenda fare il direttore sportivo del Cittadella. Giancarlo, vediamo ora finalmente. Devi concludere, scusa. No, credo che queste dichiarazioni lascino il tempo che trova. Veniamo finalmente a Bari Carpi. Ecco, la domanda che ti faccio è: secondo te è meglio fare un turnover per preservare qualche calciatore in vista dei playoff, oppure è meglio non rischiare e far giocare i migliori? Qualcuno dice sempre far giocare i migliori, poi si vede, anche perché non è automatico che i diffidati prendano l'ammonizione, però bisogna vedere un po', può darsi anche che il Bari appunto li porti in panchina, magari due diffidati. Io parlo di Bascia e Gionber, è inutile girare attorno, Bascia e Gionber sono diffidati e rischierebbero di non poter fare il turno preliminare col Cittadella, però è vero anche che i tre punti col Carpi li devi comunque conquistare, non è che sono nel cassetto. È un bel rebus anche questa volta per Grosso, e vedremo come il tecnico lo risolverà. Ecco, restando su Bari Carpi, cosa ci racconta la storia del calcio e quale Bari Carpi vogliamo ricordare? La storia del Bari Carpi è una storia abbastanza breve, solo tre precedenti in Serie B, in Serie B, solo in Serie B Bari e Carpi hanno giocato tra di loro, quindi sono i precedenti totali. Bari Carpi la prima volta si sono incontrate il 14 dicembre del 2013, manco a farlo apposta, era il periodo in cui il Bari subiva le penalizzazioni, poi ci fu la famosa rimontata e il Bari, voglio ricordare questa partita perché il Bari andò in vantaggio dopo una ventina di minuti con Ceppitelli con un bel gol di testa. Poi ribaltò il risultato con due reti al 28esimo e al 61esimo Mbakoku, vera bestia nera del Bari, il giocatore Mbakoku che ha giocato anche nella Juve Stabia contro il Bari, e poi al 91esimo in un clima di contestazione Statella, il giocatore che ora è alla Ternana, riuscì a mettere la palla dentro del 2-2. Forse da quella partita lì, in un certo senso, svoltarono in un certo senso le cose per il famoso Bari, ripeto, della remontata. A proposito di quello che dicevamo su Marchetti, c'è Meo sulla nostra pagina Facebook che ci scrive: Nicola, puoi dire a De Peppo che secondo me Marchetti ha paura del Bari perché lui è sicuro che gioca con noi. Vabbè, sì, magari si parla del discorso meglio giocare in trasferta, meglio giocare in casa. Sa, Cittadella è una squadra magari più da trasferta, e quindi magari loro forse addirittura pensano e sperano di giocare la prima partita proprio a Bari. Ma da un certo punto di vista il Cittadella quest'anno ha giocato e ha ottenuto risultati migliori in trasferta, però al di là delle ultime vicende credo che giocare in un San Nicola almeno con 30.000 persone non credo che sia tanto bello poi per il Cittadella, perché il Bari potrebbe avere una forte spinta dal proprio pubblico. Giancarlo, e ad ex come siamo messi? Scusami, prima degli ex devo ricordare anche le altre due partite brevemente. Vittoria del Carpi a dicembre 2014 con rete di Bakoku e rete di Caputo non vista dall'arbitro Minelli, lo stesso che faceva il quarto uomo sabato scorso a Parma per il caso Empereur.
E poi invece l'ultimo precedente è l'unica vittoria del Bari col Carpi in casa a novembre del 2016 con in panchina Colantuono, reti di Bascia e Fedele. La curiosità è che il Bari era reduce da un altro turno casalingo quando Fedele nei minuti finali fece un'autorete incredibile che diede il pareggio allo Spezia. Parlavamo di ex, quali e quanti sono? Beh, da parte nostra abbiamo Sabelli e Marrone che hanno avuto un'esperienza a Carpi e in più il direttore sportivo Sean Sogliano che non si è lasciato bene con l'ambiente appunto emiliano di Carpi, mentre tra i nostri avversari abbiamo Ligi, il difensore Ligi che è stato una stagione qui col Bari. Bari Carpi che aveva arbitrato dal signor Luigi Pillitteri della sezione di Palermo, quali precedenti con questo direttore di gara? Con questo direttore di gara pochi precedenti, anche perché quest'arbitro siciliano di Palermo di 33 anni è alla prima stagione in Serie B, il Bari è stato diretto da questo arbitro il 18 novembre del 2017, ovviamente dello scorso anno solare a Novara. Il Bari vinse 2-0 con reti di Petriccione e di Avan Anderson. È stato anche diretto in Coppa Italia a Sassuolo, dove invece fummo eliminati, mentre il Cittadella conta due vittorie con l'arbitro siciliano in casa con la Ternana e sul campo, guarda caso, del Cittadella per 1-0. Dicevo, a Sassuolo il Bari usufruì anche di un calcio di rigore, no? Sì. Perfetto, perfetto. Ok, io ringrazio il nostro database biancorosso Giancarlo De Peppo per essere intervenuto ai nostri microfoni. Giancarlo, grazie mille e ci riascolteremo la settimana prossima per parlare di playoff questa volta. Grazie Giancarlo, forza Bari. Sempre forza Bari, ciao. Ciao Giancarlo, leggo qualche messaggio. Allora, su Facebook due pronostici, anzi c'è il primo pronostico di Alessandro che ci scrive Bari Carpi finisce 3-1, poi c'è un altro pronostico, anche questo parla di vittoria del Bari per 2-0, mentre sulla nostra pagina, anzi su WhatsApp c'è Fabio da Bitonto che ci scrive l'entusiasmo dei calciatori baresi è come quello di noi tifosi che in questa stagione non abbiamo cantato. Una volta riprendiamola o conquistiamola. Poi Leonardo da Valenzano finisce 3-1 per noi. Bene, noi ora ci fermiamo per un minuto, ma torniamo subito. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura e specializzati nella riparazione di vetture grandinate, gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti relativamente al servizio richiesto con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. Radio Mi Piace. Siamo giunti allo spazio dedicato a squadra e tifoseria ospite per parlare di questo Carpi. Abbiamo in linea il giornalista del Resto del Carlino, Davide Setti. Buongiorno Davide, ben ritrovato qui a Tanto Non Capirai. Ciao e buona giornata a tutti. Ciao Davide, allora questa sera a Bari si vedrà un Carpi già in vacanza oppure no? Che ne pensi? Io penso di sì, un Carpi che fa fatica a trovare delle motivazioni se non quella di provare a chiudere bene una stagione che diciamo negli ultimi due mesi l'ha visto lentamente spegnersi, non vince da 9 gare che è il suo record negativo nella storia del Carpi in Serie B, è partito ieri con solo 19 giocatori, 8 sono rimasti a casa. Sicuramente sarà un Carpi che, come si dice sempre in questi casi, verrà
per fare la sua partita, ma non vedo quali stimoli possa avere per venire a fare un'impresa a Bari, insomma, classico avversario di fine stagione. Poi insomma, nel calcio ci sta tutto, ma è francamente difficile pensare a un Carpi combattivo oltre la misura normale nella gara di stasera. Ecco Davide, magari uno stimolo potrebbe essere quello di voler fare uno sgambetto all'ex direttore sportivo Sogliano. Sì, diciamo che questo stimolo storicamente c'è sempre stato. Il Carpi ci è riuscito sia quando Sogliano, nell'anno che iniziò a Carpi, poi finì come col consulente del Genoa. Il Carpi vinse 4-1 in quella stagione Serie A a Modena contro il Genoa. L'anno scorso lo batté in Serie B. Forse un altro stimolo è che, perdendo stasera il Carpi per la prima volta in tutta la stagione, sarebbe nella parte destra della classifica, dove non è mai stato. Ma francamente anche lo stimolo di battere Sogliano di fronte a una squadra che comunque è in calando e in calo anche dal punto di vista fisico, ha perso un po' le motivazioni e soprattutto non ha Bakogu ormai da tre mesi. Credo che siano tre dati che mi fanno pensare che anche lo stimolo di fare uno scherzo a Sogliano sia così più giornalistico che reale. Davide, prima abbiamo ascoltato le parole in conferenza stampa di mister Calabro e sembravano frasi di commiato, sarà così? Sì, sarà così, ormai già deciso da tempo. Calabro, il cui contratto scade il 30 giugno, avrebbe 2 anni di opzione, ma il Carpi non li eserciterà, quindi diciamo che quella di oggi è l'ultima giornata, l'ultima panchina di Calabro con il Carpi. Tra l'altro Calabro non rientrerà nemmeno con la squadra, perché domenica, ieri, ce l'ha confermato a microfoni spenti alla comunione della figlia in Puglia, dove abita lui, in provincia di Lecce. Lunedì e martedì, il Carpi martedì sera è atteso da un triangolare benefico a San Severino Marche per raccogliere fondi per il terremoto in provincia di Macerata di qualche anno fa. Ma Calabro non ci sarà perché lui è a Coverciano, quindi praticamente stasera a fine gara saluterà la squadra, e si sa già per certo da parecchi mesi, anche se ovviamente insomma, è uscito solo una volta che il Carpi è rimasto, è stato fuori da tutti i giochi, si sa già per certo che Calabro non sarà più l'allenatore del Carpi per l'anno prossimo. Ecco, Calabro che veniva da stagioni importanti, ultime col Francavilla in Serie C, stagione che può considerarsi un mezzo flop, eppure lui in conferenza stampa ha parlato di obiettivi raggiunti. Ecco, cosa non ha funzionato, in cosa ha sbagliato l'ex tecnico del Francavilla? Allora, da un lato va messo la premessa di stagione, il Carpi quest'estate Calabro ha chiesto di salvarsi, perché comunque ha dato via 10 giocatori della vecchia guardia, ha rifondato la squadra con gente nuova. Basta pensare che di questo periodo il Carpi preparava i playoff. Della squadra che ha giocato la finale di Benevento sono rimasti solo 2 giocatori degli 11 titolari. Questo per dire che comunque l'obiettivo del Carpi, anche se ha sempre lottato per posizioni diverse, magari anche gli addetti ai lavori l'avevano inserito fra le squadre della medio-alta classifica, era quello della salvezza. Quindi onestamente a numeri Calabro è andato oltre anche le richieste della società, a merito anche di una partenza lanciata con quelle 3 vittorie. Da lì in poi il Carpi è rimasto sempre nelle prime 8-10 posizioni per tutto l'anno. Questo ha alimentato attese nella tifoseria, che in estate si aspettava una stagione di sofferenza, ha visto che la squadra ha chiuso ad esempio a -2 dai playoff alla fine del girone d'andata. Da lì, quando è arrivato quindi il mercato di gennaio, sono arrivati Garritano, Di Chiara e Melchiorri, 3 giocatori importanti. La società da lì ci aveva iniziato a credere davvero di poter di nuovo giocarsela nei playoff, e poi l'infortunio di Mbakogu ha fatto cadere tutto. Diciamo che Calabro, sono d'accordo sulle sue parole, ha centrato gli obiettivi, il Carpi però per centrarli non ha mai giocato con il credo di Calabro, che a un certo punto si è adattato a quello che aveva chiesto la società, cioè praticità, fare punti a discapito anche del bel gioco. A questo si aggiunge l'infortunio di Mbakogu. Nel girone di ritorno il Carpi, che aveva progettato la coppia d'attacco
Bacogu Melchiori nelle 21 gare del ritorno. Bacogu e Melchiori hanno giocato insieme 4 partite e quindi questo racchiude anche il fatto che il Carpi è lì a metà classifica. Ecco, tornando alla partita, parecchi indisponibili, come hai già detto, solo in 19 raggiungeranno Bari. Ti chiedo qual è la probabile formazione anti-Bari. Diciamo che sembra abbastanza semplice stasera per i pochi cambi, anche perché in panchina tra i 19 ci sono anche Colombi, che ha un problema, un dito, e non giocherà, e Capela, che si è infortunato alla spalla e non giocherà. Quindi in realtà sono 17 disponibili, di cui 3 portieri, quindi insomma siamo veramente all'osso. Dovrebbe essere 4-1-4-1 con Serraiocco, che è il vice di Colombia, la seconda titolare, fra i pali. In difesa da destra Pacionic, Poli, Ligi e Pasciuti, probabilmente adattato a fare il terzino sinistro, Mbaye, vertice basso davanti alla difesa, i quattro di centrocampo con Jelenic, Sabbione, Saric e a sinistra Garritano, in attacco unico riferimento offensivo, che ormai il modulo a unica punta da quando si è infortunato Bakogo è questo, c'è ovviamente Melchiorri. Ecco Davide, ti chiedo come vedi questa lotta per la Serie A. Secondo te quale squadra arriva meglio e potrebbe magari dare qualcosina di più in questa lotta per i playoff? Tra l'altro Carpi è anche vicina a Parma, quindi saprai un pochino come lì stanno vivendo questo momento. Insomma, Carpi e Parma sono davvero vicine, insomma, questo Parma che sembra crederci veramente alla Serie A, nonostante qualche passo falso. Premesso che il Frosinone lo diamo per promosso, perché insomma salvo cataclismi stasera dovrebbe salire, secondo me una lotta quanto mai equilibrata, perché il Parma ci crede ma è in una situazione difficile secondo me dal punto di vista della rosa. Già quando il Carpi un mese fa andò là il Parma era veramente decimato, stanno giocando praticamente gli stessi da mesi. Il Palermo è una squadra molto altalenante, io ho visto il Cittadella sabato a Carpi che non mi ha impressionato, è una squadra molto compatta ma senza quelle individualità che spesso nei playoff fanno la differenza, e dunque occhio a Bari, a Venezia. Fino a un mese fa avrei detto attenzione al Perugia, che è una squadra attrezzata proprio con quegli stoccatori che nelle gare secche possono fare differenza. Il Perugia però francamente mi sembra che si sia abbastanza spento, e anche il cambio in panchina è abbastanza incomprensibile. Quindi non lo so, è veramente quanto mai equilibrata, e anche la terza, che di solito parte con un piccolo vantaggio rispetto alle altre, non so quanto conterà, perché vedo davvero tanto equilibrio, è difficile provare a capire. Forse una fra Palermo e Parma può partire leggermente in vantaggio anche per la posizione. Infine Davide, ti chiedo se ci sarà una rappresentanza di tifosi del Carpi questa sera al San Nicola. Io penso che una decina di tifosi arrivino, ovviamente venerdì sera con la squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, una trasferta non attirava molto vista anche la distanza, però credo che una decina di tifosi dovrebbero esserci. Perfetto, io ringrazio il giornalista del Resto del Carlino Davide Setti per essere intervenuto ai nostri microfoni. Davide, grazie mille, buon lavoro e buona partita. Grazie a voi, buona serata a tutti. Grazie Davide, andiamo avanti. Allora leggo qualche altro messaggio. C'è un messaggio molto lungo che ci è giunto su WhatsApp, si riferisce alle questioni societarie. Allora, un tifoso che non si firma: dopo aver letto i giornali, i comunicati della società e ascoltato le interviste, mi sono reso conto che l'onestà intellettuale della società è al di sotto di ogni senso di rispetto di noi tifosi e di gente con senso di civiltà normale. Non vi è nessuna trasparenza e apertura ad un dibattito sereno e trasparente. Con questo aspettiamo le risposte della giustizia sportiva. Non riesco sinceramente a capire questi atteggiamenti unidirezionali che sono evidentemente autodistruttivi. Bari merita rispetto. Se non sei aperto al dialogo, nessun cliente e soprattutto nessun tifoso ti segue. Questo lo sanno tutti coloro che gestiscono un'azienda con visioni ed obiettivi ben precisi. Forza Bari, ma per il momento no, forza, non incito questa società. Punto di vista ovviamente rispettabile. Per quanto riguarda la comunicazione, il rapporto con i tifosi, sono mesi che lo diciamo, e quindi non posso che dar ragione a questo tifoso.
così, non c'è assolutamente nessun tipo di rapporto tra società e tifosi, non è stato fatto niente per queste ultime partite, non so se verrà fatto qualcosa per quanto riguarda i playoff, non ci sono iniziative, i tifosi non vengono coinvolti in nessun tipo di evento, quindi sono assolutamente d'accordo, per non parlare poi del silenzio stampa di Grosso, ma ci aggiungo anche il silenzio stampa non dichiarato, ma nei fatti è così, di Sogliano e Giancaspro, quindi non posso che concordare, non c'è assolutamente nessun tipo di rapporto tra società e giornalisti, società e tifosi. Luca. Beh, diciamo che in queste ultimissime settimane questo discorso è diventato ancora più evidente con il silenzio stampa di Grosso, anche questo silenzio stampa, diciamo, mai annunciato dalla società, ma direi sicuramente condiviso da tutta la società, visto che comunque non penso, insomma, che un allenatore decida e possa decidere in proprio di non parlare più. Io ho detto la mia sul silenzio stampa di Grosso, ho detto che questo silenzio stampa secondo me ci stava da parte sua, e ho spiegato le ragioni tali per cui ho fatto questo tipo di valutazione. Per quanto riguarda invece il silenzio della società, direi che magari si poteva fare qualcosina in più da questo punto di vista, visto e considerato proprio il silenzio stampa di Grosso, almeno Sogliano avrebbe potuto in un certo senso, tra virgolette, metterci la faccia, comunque interagire maggiormente, più che con la stampa, comunque anche con i tifosi, ecco. Ecco, aggiungiamoci che questa settimana non hanno parlato neanche i tesserati, neanche i calciatori, quindi silenzio su silenzio, e poi superfluo dirlo, ma visto che siamo venerdì è meglio dirlo, meglio aggiungerlo, anche quest'oggi non ci sarà nessuna conferenza stampa di Grosso, perché a noi giornalisti non è arrivata nessuna comunicazione in merito, quindi anche questa settimana Grosso non parlerà. Bene. Va bene, bene, bisogna vedere, dipende dai punti di vista. È veramente tutto anche per quest'oggi. Vi ricordo che le repliche di Tanto Non Capirai sono disponibili sul canale ufficiale YouTube di Radio Mi Piaci, ma sono anche su Spreaker e sulla pagina Facebook ufficiale di Radio Mi Piaci. Saluto e ringrazio Luca Deleteris. Luca, appuntamento a lunedì. E forza. Ciao Nicola, una buona serata a tutti i tifosi del Bari, un sereno weekend, ci risentiamo lunedì. Ringrazio Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito. Tanto Non Capirai torna quindi lunedì qui su Radio Mi Piaci con una nuova puntata. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli.